Ok, stop. Allora, John, cosa te ne pare? Magnifico, papà. Bene, vieni, andiamo a fare un giro. Silenzio. Mi spiace, scusatemi. Oggetto volante non identificato. Direzione 0124. Viene terribilmente vicino. Traiettoria? Lo saprò tra un minuto. Cosa è successo agli intercettatori? Non hanno stabilito il contatto. Come mai? Stanno venendo troppo velocemente. Siamo quasi a casa. Come va il modellino della barca che ti ho mandato? L'ho finito. L'hai finito? Stryker. Va bene, Alec. Grazie. Senz'altro. Ci sarò verso le 6. D'accordo? Vuoi vederla? La barca, papà. Ah, certo. Certo che voglio vederla. Base lunare a controllo Shadow. Velocità 1 sol decimali 4. 1 sol decimali 4, ma è pazzesco. Avranno un motivo. Deviano. Il primo resta nel corridoio aereo. Il secondo cambia rotta. 0, 4, 2, 1, 8, 3. Uno ha virato di bordo e l'altro viene giù così in fretta da non aver possibilità di atterraggio. Aspettami qui, papà. Ciao, Mary. Ciao, Ed. Siete in ritardo. Già, ci divertivamo talmente che ho pensato che forse una mezz'ora in più non... Mary! Puoi venire una settimana più tardi il mese prossimo, diciamo il 21.
Ah, sì, il 21 va benissimo. Senti, volevo parlare con te di John. Mi sembra... sembra che... No, no, sta bene. Stiamo tutti bene. Mary? Stiamo tutti perfettamente bene. Senti, Johnny voleva mostrarmi una cosa. Io credo sia meglio che tu vada. Lo spiegherò io a Johnny. Va bene. Arrivederci, Ed. Carlo, credetemi, non ho potuto. Johnny! Fa qualcosa per lui! Dottor Egger, prego. Dottor Egger. Il dottore sarà qui a momenti, signore. Hanno finito di operare 10 minuti fa. Il piccolo sta meglio del previsto. Grazie. La direzione ora è Irlanda Occidentale.
Viene giù sempre troppo in fretta. Distanza 7 milioni. Confermato. 1.4. Base lunare a controllo Shadow. Abbiamo ancora Yupo su orbita positiva. Confermo velocità. 1.4. Avvertire Sid. 75.000. Velocità in diminuzione. Avvertire i radar di terra. A tutte le stazioni radar delle zone B142 e 144. Allarme rosso. Sky 1 in volo. Mi dirigo verso l'area di ricerca. ETE 21 minuti. Signora Rutland, sono il dottor Siegel. Stia pure comoda, signora. Come sta? Signora, il bimbo ha una frattura al femore destro. Vi sono anche fratture composte della tibia e del perone. C'è anche una grave lesione interna con emorragia. Gli abbiamo fatto una trasfusione. Posso vederlo? Per ora temo di no. Purtroppo, e lei forse lo sa, suo figlio ha un'allergia agli antibiotici. Sì. Quando era piccolo effettivamente ebbe... Quando aveva 3 mesi si ammalò gravemente per una iniezione di teriaminicina. Sono il padre del bambino. Capisco. Beh, dobbiamo andare per eliminazione. Dobbiamo trovare un antibiotico adatto e ci vuole tempo. Non c'è un'altra possibilità? Sì, ci sarebbe un prodotto americano, antiallergico, sicuro. E andrebbe bene? Certo, è già stato analizzato. Ma la sua disponibilità è ancora molto limitata. Ma c'è? In America sì, ma ci occorre con urgenza, entro 2 ore. Dovremmo mandarci qualcuno in volo. Affitterò un aereo se occorre. Purtroppo temo che non ne avremo il tempo. Me ne occupo io. Ma come si permette? Come può? Ho detto che me ne occupo io. È sempre mio figlio. Dottore, dovrebbe darmi i particolari. Sì, certo. Io devo andarmene. Tu devi sempre andartene. Posso fare qualcosa per te, cara? Faccia pure chiedere del dottor Ashley. Miss Helen. Sì, signore. Si metta in contatto con i nostri a New York. Voglio che un corriere speciale ritiri una medicina al Westmore Hospital. Annoti questi particolari. Miglia dall'impatto. Velocità? 24.000 nodi. Non ce la farà. Lo abbiamo sui radar di terra. L'impatto è confermato. Avete le coordinate? Sì, signore. RGR area B14208. È sulla costa occidentale irlandese. Dica al capitano Carlin di sorvolare la zona. Sì, signore.
È pazzesco venire giù a quella velocità. Forse aveva un'avaria. Non lo credo. Gli intercettatori l'avrebbero captata. Gli extraterrestri in genere non fanno nulla a caso. No, non resta che aspettare gli eventi. Miss Eland. Sì, signore. Hanno già ritirato quella medicina? Sì, signore, la stanno portando all'aeroporto. Molto bene. Mi occuperò io stesso del trasporto. Sì, signore. Strecker. Voce registrata positiva. Comandante Strecker. Tenetevi in contatto con Carlin, anche se non credo che sarà in grado di dirci molto. Sì, signore. Com'è la situazione, Alec? Due UFO, uno ha virato di bordo mentre era ancora lontano. L'altro è precipitato. La velocità d'ingresso era troppo alta. Ah, capisco. Sky 1 sta andando a vedere il relitto, ma non penso che sia rimasto granché da vedere. Va bene. Va tutto bene? È mai successo? Stavo andando a mangiare un boccone. Vieni con me? No, è meglio di no, Alec. Devo ancora finire un paio di cose qui. Vai pure avanti tu. Bene. Ci vediamo poi. Dica all'aerotrasporto di base Shadow a New York di tenersi pronto per il decollo immediato. Non sarà pronto a partire prima di 7 ore, signore. Mi sembra di aver parlato di decollo immediato. Sì, signore. Niente chiamate, Miss Eland. Mi passi questo numero. 012-414, grazie. Il reparto rianimazione, per cortesia. Io volevo notizie di un vostro paziente. Si tratta di un bambino. John Strecker. Ma deve esserci. John Rutland? Sì, può darsi che sia sotto quel nome. Nessun cambiamento? Grazie. Signora O'Connor, lei non ha proprio niente di grave. Avrei potuto dirglielo anch'io, dottore. Già. Farò un salto qui la settimana prossima. Non vuole fermarsi a bere una tazza di tè? No, grazie. Si sta facendo troppo tardi. Devo andare alla fattoria Reagan. Ah, di arrivederci al dottore, Billy. Arrivederci, dottore! L'accompagno alla porta, dottore. Devo trattare i miei visitatori con il massimo rispetto, altrimenti non tornano. Sky 1, controllo Skydiver. È precipitato a circa 100 metri dalla costa. Ricevuto. Faccio ancora un giro di ricognizione e rientro. Billy.
sicura di aver sentito un rumore. Tu non l'hai sentito, Billy? C'è qualcuno? Lo so che c'è qualcuno. Oh. Dovete scusarmi, ma sapete, io sono cieca. Cosa cercate qui? Qui non c'è roba di valore. Vi prego, non toccate Billy. Dov'è l'aereo da trasporto? È appena decollato, signore. Sarà a Londra alle 23.30. Bene. Voglio che una macchina con scorta vada a prenderlo all'aeroporto. Sì, signore. Una grossa bistecca. Cotta a puntino con contorno di insalata. Sembrerebbe appetitosa. Sì, lo era. Lo era e come? Senti, qui è tutto tranquillo. Non puoi fare niente. Perché non te ne vai a casa? Quale casa? Chi siete? Com'è la posizione, Peter? Sky 1 è tornato alla base. Skydiver procede verso il punto dello schianto. ETA 14 minuti. Bene, avvertici appena sai qualcosa. Ok, controllo. Non riesco a capire perché sia venuto giù così veloce. Per evitare gli intercettatori lunari, forse? Può darsi. Ma dopo aver superato la base lunare, aveva tutto il tempo per rallentare. Questo è l'aereo da trasporto? Sì, signore. Alle 23.30 è confermato l'arrivo. Faccia preparare la mia auto fra mezz'ora. E io me ne vado a casa. Bene. A proposito, metti che quell'UFO abbia tentato di rallentare senza riuscirvi perché era colpito. Se gli intercettatori l'hanno mancato, chi altro può averlo fatto? Il secondo UFO. Quello che virò di bordo. Dico al capitano Carlin di osservare bene qualsiasi relitto che porti il segno di un danno non conseguente allo schianto. Sì, signore. Va bene, controllo Shadow, lo faremo. Passo e chiudo.
Ancora niente? No, signore. Rotta 042. Sì, signore. Corsi A, qui l'infermiera di notte. Sì, è ancora qui. È per lei, signora. Dottor Guerin, prego. Dottor Guerin. Sì? Oh, sei tu, Ed? No, non ci sono novità. La medicina è per strada. Andrà tutto bene, vedrai, Mary. Sì? Sì, 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 d'accordo. No, no, sto bene. Voglio stare qui. Ti prego, non disinteressarti di Johnny. Non lasciarci. Va bene. Ciao. Ecco, ci siamo. È circa 50 metri. Un paio di gradi a sinistra. Fermate i motori. Io vado a dare un'occhiata. Gettate una boa e informate il controllo. Sì, signore. Ditemi, chi siete? Perché non mi rispondete? Perché non volete parlarmi? Cos'è questo rumore? Cosa state facendo? Perché non ve ne andate? Perché non uscite da casa mia? Vorrei farti ascoltare una cosa. È importante. Torna indietro. Sì, signore. Perché non ve ne andate? Perché non uscite da casa mia? Captato 3 minuti e mezzo fa sulla nostra lunghezza d'onda. Captato? Chiaro come il sole. Segnale stimato 1500 megawatt di forza. È potente all'incirca quanto una trasmittente di media grandezza in commercio. Si conosce già la posizione? Certo, Irlanda, costa occidentale. Cos'è questo rumore? Significa? Volevo sentire la vostra faccia. Ma non capite, io sono cieca. Perché tremate? Perché non volete rispondermi? Perché non mi dite chi siete? Forse sarà in grado di aiutarvi. L'UFO si schianta sulla costa occidentale dell'Irlanda e una vecchia signora trasmette dalla stessa zona con una trasmittente abbastanza potente da inserirsi nella nostra lunghezza d'onda. Non è una coincidenza. Annullate la mia auto. Sì, signore.
Sai la direzione esatta? No, signore, dovremo triangolare dai veicoli che sono in zona. Non c'è nessuno. Dov'è il mezzo da trasporto più vicino? Sull'Atlantico, a circa 200 miglia. Da dove sta arrivando? New York. Pensavo che non dovesse decollare prima delle 14. Infatti è così, ma ora è in volo da 15 minuti. Ordine del comandante Strecker. Accidenti. Chiudere boccaporto esterno. Boccaporto esterno chiuso. Allagare. Aprire boccaporto interno. Boccaporto interno aperto. Sviluppate queste foto e trasmettetele al controllo al più presto. Cosa ha visto? Parte della struttura metallica è stata praticamente vaporizzata. E le dirò una cosa. L'hanno incendiata prima che si schiantasse in mare. Il capitano Carlin ci ha appena trasmesso queste. Non ci sono più dubbi ormai. Quell'UFO venne colpito prima di schiantarsi. Ma da che cosa? Due UFO vengono avvistati. Uno vira, l'altro si abbatte nell'Irlanda occidentale. Poi, dalla stessa area, qualcuno si inserisce nella nostra lunghezza d'onda. Facciamo qualche supposizione. Un extraterrestre sopravvive al disastro ed entra in una casa occupata da una vecchia signora. La quale dice di essere cieca. Per cui è convinta che si tratti di un uomo, un intruso forse. L'extraterrestre accende la trasmittente e si inserisce sulla nostra frequenza. Perché? Questo lo sapremo dopo averlo rintracciato. Lo so, e non sarà tanto facile. Con tutte le forze in quella zona riusciremo a scovare la sua posizione esatta. Sì, ma ci vorrà del tempo. O meno di un'ora. L'aereo da trasporto sarà là tra pochi minuti. Tutte le forze raggiungeranno subito la zona. E una volta in posizione, individueremo subito il posto alla prossima trasmissione. Quale aereo? Quello di New York. Tu gli hai ordinato di decollare prima. Cosa hai fatto? Gli ho fatto invertire la rotta. Qualcosa non va? No. Dirò al capitano Carlin di comandare l'operazione a terra. Vuole una tazza di caffè, signore? Grazie. Che ore sono? L'orologio è esatto. Non è ancora arrivato. Corsia. Signora Rutland, è per lei? No, stai lì. Pronto? Sì, sono io.
No, no. Fa lo stesso. C'è stato un ritardo. La medicina arriverà qui il più presto possibile. Lo so. Lo so. Io vorrei spiegarlo a Mary. C'è un ritardo. Sì? Ma... è importante? Cosa può essere più importante della vita di nostro figlio? Ascolta, Mary, ti prego. Le cose non stanno così. Devi capirmi. No, no, non capisco. E non lo capirò mai, mai! Mary, ascoltami, ti prego. Mary! Dov'è l'aereo da trasporto? È appena atterrato in Irlanda, signore. Il secondo non è carico. Voglio che si diriga subito su Londra. Sì, signore. Mi spiace per l'aereo da trasporto. Era una cosa importante. Il nostro lavoro, Alec, ha sempre la precedenza su tutto. Dia le forze di non muoversi fino a nuovo ordine. Mi dia una mappa a larga scala di quella zona. Sì, signore. Ford, mi passi il capitano Carlin. Bene. Tutto bene, Billy. Il nostro ospite è un bravo uomo, non vuole farci del male. Stai calmo, Billy. Forza 1 in posizione. Ok, 1. Tutte le forze sono in posizione, signore. Dobbiamo aspettare la prossima trasmissione. Un extraterrestre che vuole collaborare con noi. Vuole aiutarci. Altrimenti, perché trasmetterebbe sulla nostra lunghezza d'onda? Perché non mi vuole parlare? Ha ripreso. Perché non vuole dirmi chi è? Deve pur dirlo a qualcuno. Diavolo, cos'è che disturba il segnale? Avvistato secondo UFO, base lunare, allarme rosso. Intercettatori, lancio immediato. Lancio missili, decimali 6, meno 4. UFO procede verso la Terra. Allarme rosso. Sostituzione Sky 1. In realtà io non posso fare.
cercherò di aiutarla. Ci siamo. Forza 1 a controllo. Il segnale è tornato a 1,38 decimali 3. Dite a tutte le forze di muoversi. Sì, signore. Porta 1 a controllo. 8 miglia dall'obiettivo. Miglia. È finito tutto. Lo hanno disintegrato. Mai più!